È un'avvertenza che riguarda l'intero territorio gelese, dunque voi ancora una volta, grazie alle cartoline che invierete al Premier Matteo Renzi, cercate delle soluzioni. Non c'è dubbio, è una avvertenza che riguarda tutta la città, tutto l'Interland di Gela, per cui noi abbiamo coinvolto pure i commercianti e anche con questa cartolina noi diciamo a Renzi e ribadiamo l'impegno che lui ha assunto per questa città e vogliamo che lo rispetti, altrimenti si rischia veramente il fallimento. Gela non vuole morire, vuole vivere con la salute e con lo sviluppo. Questo c'è scritto nelle cartoline e questo è il significato che vogliamo dare. Dopodiché il sindacato non ha il potere di fare le leggi. La politica che ce l'ha, se non vuole compiare le cartoline, compili nelle commissioni e nel Parlamento leggi che aiutino Gela. È un problema che riguarda tutto il comprensorio, che noi abbiamo un'economia in ginocchio da un paio di anni. Oggi noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, in cui chiediamo al governo regionale e nazionale con i vari ministri onorevoli di fare un'accelerazione su quell'iter per quanto riguardano le autorizzazioni affinché partano tutti questi cantieri che possono partire da subito per dare una boccata di ossigeno a questo territorio che in questo momento è in ginocchio. Abbiamo deciso già stamattina che il giorno 18 saremo presenti al MISE con una delegazione di tutte le sigle sindacali datoriali e affiancheremo così le associazioni di categoria in questo incontro. Stiamo cercando di coinvolgere anche le altre sigle come gli agricoltori che hanno sfilato già, quindi una presenza massiccia a Roma per far capire che non è un problema dell'ENI ma è un problema di tutta la città. Non si tratta più di sigle sindacali, togliamoci tutte le bandiere, qui è l'urlo della città, l'urlo di Gela che sta morendo, quindi a questo punto ci sono delle azioni che noi proseguiremo a fare, quindi il giorno 18 c'è un'iniziativa che andremo direttamente a Roma, si proseguirà con la speranza che qualcosa cambierà, tranne che ci siamo messi d'accordo con tutte le associazioni e anche con i lavoratori di fare un'azione forte, perché solo con un'azione forte si pensa possa cambiare qualcosa. Il problema di Gela è un problema che riguarda l'indotto, i commercianti come tutte le categorie professionali riguardano l'indotto indiretto di questa città che fino ad oggi è stata una città basata sull'industria e ad oggi dobbiamo capire ancora su cosa continuerà a basarsi.